Una postura corretta è importante per promuovere la salute sul luogo di lavoro. Se si lavora piegati o girati di lato e sollecitando solo un lato del corpo, a lungo andare possono insorgere contratture, mal di testa e mal di schiena. Allestite la vostra postazione di lavoro in modo da non bloccare la circolazione sanguigna e favorire una postura attiva e diritta. Per sfruttare al meglio le funzioni ergonomiche della vostra seduta girevole per ufficio, consigliamo di effettuare sempre le regolazioni personalizzate dal piede al capo. Prima di tutto, tenete entrambi i piedi ben appoggiati sul pavimento. Regolate l'altezza della vostra seduta appoggiando a terra l'intera pianta del piede e aderendo completamente allo schienale. La parte superiore e inferiore della gamba formano un angolo superiore a 90 gradi. Per una posizione seduta eretta sono importanti una postura corretta del bacino e una superficie di appoggio ottimale per la parte superiore della gamba. Utilizzate a tale scopo la regolazione della profondità del sedile mediante sedile scorrevole. Se il contatto con lo schienale è corretto, è possibile infilare 4 dita di traverso tra il bordo anteriore del sedile e la cavità del ginocchio. Lo schienale tridimensionale ed elastico segue automaticamente i vostri movimenti laterali. Lo schienale è regolabile in altezza e sostiene la conformazione naturale della colonna vertebrale. Lo schienale vi sostiene quando vi appoggiate in modo che il vostro bacino non si sposti indietro. Regolate l'altezza dello schienale in modo che il supporto lombare sia circa all'altezza della cintura. Per aumentare l'effetto di supporto e promuovere una seduta eretta, regolate la profondità del supporto lombare opzionale in modo da avvertire una contropressione uniforme a livello del tratto lombare, senza tuttavia essere spinti in avanti né inclinarsi troppo facilmente all'indietro. Regolate l'altezza e l'inclinazione del poggianuca in modo che il capo non venga spinto in avanti né sovraccaricato e sia sostenuto interamente. Il ritorno dello schienale, la cosiddetta contropressione dello schienale, viene regolato in base al vostro peso corporeo. Quando si lavora in modalità desk sharing, ovvero con la frequente condivisione della scrivania, la compensazione automatica del peso corporeo consente di mantenere sempre una postura corretta e rivitalizzante. Sfruttate all'occorrenza la preregolazione individuale in due posizioni per adattare la contropressione dello schienale alla vostra sensazione di comfort personale. I braccioli consentono di rilassare la zona del cingolo scapolare e offrono sostegno quando vi sedete e vi alzate. Le spalle devono essere rilassate e deve essere possibile appoggiare il loro peso sui braccioli. Posizionate l'appoggio braccioli all'indietro per avvicinarvi alla scrivania. I braccioli sono regolati correttamente quando la parte superiore e inferiore del braccio formano un angolo retto. Sfruttare l'inclinazione del sedile in modo che, in caso di posizione di lavoro orientata in avanti, la seduta possa sostenervi correttamente. La regolazione dell'inclinazione del sedile in due posizioni in avanti, da 0 gradi a meno 4 gradi, favorisce una seduta con postura corretta, supportando l'inclinazione del bacino e la posizione eretta della colonna vertebrale. Lo schienale può essere bloccato. Vi consigliamo di mantenere sempre sbloccata l'inclinazione dello schienale, in modo da favorire una postura attiva e dinamica sul luogo di lavoro. Il cambio di postura frequente e il movimento del corpo attivano e favoriscono la circolazione sanguigna nei muscoli. È la seduta dinamica. L'ampio angolo di apertura dello schienale consente di sedersi in totale relax. Ed ecco qualche altro consiglio per una postura rilassata e non affaticante al lavoro. Regolate l'altezza del tavolo in modo che la parte inferiore del braccio appoggi rilassata sulla sua superficie senza che le spalle si sollevino. Sedete vicino al tavolo. Posizionate il monitor in posizione centrale davanti a voi, così da non dover ruotare il capo.
La distanza visiva dallo schermo dovrebbe essere di almeno un braccio, per i monitor più grandi addirittura maggiore. Una linea dello sguardo rilassata è leggermente rivolta verso il basso. La prima riga del testo si trova al di sotto dell'altezza degli occhi. La tastiera deve trovarsi proprio davanti a voi e vicina al bordo del tavolo. Tenete il mouse vicino alla tastiera. Cercate di sedere in posizione diritta, cambiate il più possibile la vostra postura e ogni tanto alzatevi. Anche quando siete in piedi, gli avambracci poggiano sul piano di lavoro, con le spalle in posizione rilassata.